Ma di sicuro un buon gruppo, abbiamo voglia di lavorare, un ottimo staff, tutti preparati alla grande, quindi c'è tutto l'entusiasmo e la possibilità di fare qualcosa di positivo ed importante. Senti, sappiamo un po' la tua storia, sappiamo che hai forse voluto più tu che Razzano, che no, ma scherzo, Sì, deve sì. essere una cosa reciproca, Sì. raccontaci un po' questa cosa. Ma diciamo che avevo qualche richiesta e poi quando è venuta fuori la possibilità di venire a Catanzaro è stata subito la mia prima scelta. Quindi adesso sono contento di essere qua, c'è tanto da lavorare e sono felice di. Immagino, insomma, hai sentito parlare molto di Catanzaro in famiglia, no? Insomma, quindi Sì. Beh, questo è stato forse un elemento decisivo per la tua scelta, no? Sappiamo certo. che avevi anche richiesto la Serie B, quindi insomma, Sì, ci ha probabilmente. lasciato qualcosa all'inizio, poi non si è fatto più nulla, quindi è venuta questa possibilità di venire qua. Beh, non c'è bisogno di presentazioni, quindi niente. Senti, parliamo di oggi. Naturalmente il tuo fisico, insomma, forse un poco ti penalizza, no? Insomma, nella prima fase dell'allenamento, degli allenamenti, no? Del ritiro, probabilmente hai necessità di metterti, come posso dire, di lavorare un po' di più, però già oggi, insomma, hai fatto vedere buone cose, un bel gol, buoni movimenti, insomma, Ah sì, ti. diciamo che fisicamente, essendo così, ho magari un po' più bisogno di tempo, però sto già bene, stiamo lavorando alla grande, quindi credo che si ottimizzerà tutto in breve tempo, diciamo. Squadra completamente nuova, 20 ragazzi che probabilmente vi siete conosciuti da Sì. tre Sì, giorni, insomma, tutti. quindi questo forse potrebbe essere un fattore da tenere presente, no? Insomma. Ma sì, poi però ci sono tutti bravi ragazzi, grandi professionisti e quindi c'è voglia di lavorare, di fare qualcosa di buono, quindi stiamo già integrando la grande. Obiettivo hai quest'anno? No, obiettivo di far bene per la squadra e per la società. Poi gli obiettivi personali vengono col lavoro e con il sacrificio, quindi gli obiettivi personali non. Che sensazione hai ricavato dal fatto che c'erano quasi 1.000 persone dopo allenamento il 24 luglio, con un caldo della Madonna, insomma, le spiagge a 10 minuti, insomma, era abbastanza. Una sensazione bella, sensazione positiva e la gente si aspetta tanto da noi e noi dobbiamo lavorare e cercare di ripagare la fiducia sul campo. Senti, Aldo Mazzana eri con Ciccio La Pisacca, lo hai Sì. sentito prima di incontrare il mister, insomma, gli hai Sì. chiesto qualcosa? Sì, ma no, veramente mi ha chiamato lui quando ha saputo che sarei venuto qui, mi ha parlato molto bene del mister, davvero c'è stato un po' un parlé, diciamo, due scambi di parole con Ciccio. Solo per la questione del mister. No, niente, mi ha detto molto preparato e una bravissima persona, quindi. Avevo visto un gran sinistro, hai provato anche un paio di punizioni, una punizione, ha fatto un gran gol. Di testa come sei? No, di testa. Cioè, sono. Beh, non posso dirlo io che sono forte. Nel senso, no, No, anche il vabbè, gioco sul tiro aereo. oggi probabilmente hai avuto pochi palloni Sì, ci sono stati pochi palloni giocabili di testa, ma il gioco aereo diciamo è che. il tuo forte, cioè Sì. indipendentemente dall'altezza, perché sai, con No, la no, palla no. non è una cosa che Sì. non. No, no, c'è, c'è. Cioè, va bene.